I imprenditori sono molto preoccupati dal decreto liquidità e hanno ragione. Il governo aveva promesso soldi immediati per tutti, garantiti dallo Stato, ma la realtà sembra molto diversa. Dalle parole del presidente dell'associazione bancaria si capisce ad esempio che, punto primo, le banche per questi prestiti faranno delle normali istruttorie con i tempi che sono necessari. Punto secondo, i tassi di interesse non saranno allo 0% o poco più, ma intorno al 2%, nonostante la garanzia dello Stato e nonostante i soldi emessi oggi dalla Banca Centrale Europea abbiano un costo sostanzialmente negativo. È intollerabile che nello stesso momento in cui l'economia italiana, è in ginocchio, si vari un provvedimento che rischia di essere l'ennesima pacchia per le banche. E poi, come se non bastasse, prima che le banche possano iniziare la loro istruttoria, ci sarà bisogno di una valutazione, di un ok da parte della Commissione europea. Altre settimane, altri mesi. Non ci siamo, signori. Perché mentre noi aspettiamo tutti questi mesi, le imprese muoiono. Serve ben altro. Servono procedure immediate, serve liquidità in 24 ore, non in 4 mesi, perché fra 4 mesi le imprese saranno già morte. Servono tassi di interessi vicini allo zero, servono tempi di restituzione più lunghi e soprattutto serve assolutamente una quota a fondo perduto. Noi non possiamo dire agli artigiani e ai commercianti che hanno chiuso per decreto dello Stato italiano che l'unica possibilità che hanno è indebitarsi ancora. Non si può fare. Fratelli d'Italia farà ovviamente del suo meglio per cercare di rendere anche questa proposta migliore, ma è importante che il governo capisca una cosa, che noi stiamo rischiando la desertificazione del sistema produttivo nazionale e di fronte a un rischio così grande, beh, l'ideologia non ce la possiamo permettere, l'odio verso chi lavora e chi produce della sinistra e dei 5 Stelle non ce li possiamo permettere.